Vedova Postasso Antonio in cerca di matrimonio, abbiamo la seconda tranche dei nostri ospiti, quindi abbiamo Franco Neri e Cristiano Messina. Quindi Franco, tu ti vuoi proprio piazzare inizialmente in questa commedia, cioè trovi un bel agente immobiliare, un agente matrimoniale che ti fa una bella proposta. Sì, un agente immobiliare che fa anche l'agente matrimoniale che mi fa una bella proposta. Io accetto, perché accetto con la speranza di sistemarmi una volta per sempre, perché sai, la vita da scapolo è brutta e precaria. Soprattutto precaria. E quindi entri in questa casa dove ti innamori inizialmente di una bionda, pensando che sei, dice, cavolo, che fortuna, piena di soldi, bella così, e chi è che se ne va lì da questa casa? Ah, certo. E poi una bella sorpresa invece. E poi invece la sorpresa si gira all'incontrario, perché si dice che ci sono persone che sono belle fuori, persone che sono belle dentro, e fuori un po' meno. Dicevamo appunto che ti innamori di questa donna, di questa ragazza bionda, pensi che sia Eva. Sì, Eva. Porca miseria, di una bellezza straordinaria. Quando la vedo, cioè, gli faccio anche l'inchino. Poi invece scopro che non è Eva quella che devo incontrare, ma è bensì Teresa. E sai, il cuore batte in un altro modo. Diciamo che è una donna già matura. Troppo matura. Troppo, è troppo matura. Tua mamma ti diceva, perché non ti mettevi con la zia che non ti conosceva, giusto? Eh sì, perché praticamente Teresa ha qualche anno in più anche di mia madre. Poi, cioè, va bene, capisco fare, capisco l'amore, ma in questo caso è veramente cieco, bendato, senza cane, senza bastone bianco. Penso bene. Tu invece, Cristian, sei, vabbè, naturalmente il regista, uno degli attori di questa commedia, e in questa commedia interpreti un prete particolare. Padre Ralph. Perché lui sempre, da bambino, ha sempre sognato di fare Beautiful, allora gli è nata l'occasione di fargli fare Padre Ralph, e così. Però ti sarebbe piaciuto fare Uccelli di Roma. Direi, me lo ricordo benissimo. Grande si faccia un sacerdote, che poi alla fine è motivato per il fatto che poi alla fine ci sarà un lieto fine, quindi ovviamente ci sarà un matrimonio, e quindi, pertanto il sacerdote serve per forza. E anche questo è un sacerdote particolare, che cerca sempre di, diciamo, chiappare un po' di qua, sì, un po' abbiamo, di là, pieno di interessi. Abbiamo cercato di caratterizzarlo un pochino, certo. Questa è una commedia divertente. Si dice che la mano di Dio arriva ovunque, le sue oltre. Oltre addirittura. No, effettivamente è una commedia divertente, ritmi comici molto, molto elevati, molto ben fatti, adatta a tutti, quindi a famiglie, a bambini. Può venire chiunque, abbiamo avuto la testimonianza anche di bambine e di bambini piccoli che si sono divertiti, perché nelle nostre commedie... Vi dico solo questo, che la commedia fa divertire anche chi non viene a vederla. Pensa se venite allora. Ringraziamo Franco Neri e Cristiano Messina, ricordiamo... Vedova Postasso Antonio. Antonio in cerca di matrimonio, che prende spunto e racconta cosa è successo 40 anni dopo nella prima commedia originale dal titolo Postasso Antonio esperto in matrimonio. E nella versione iniziale Margherita Fumero e Franco Barbero avevano due ruoli. Margherita faceva la governante Teresa, mentre invece Franco Barbero faceva l'aiutante dell'avvocato, perché era un giovane appena laureato, e di conseguenza noi abbiamo preso, scrivendo questa nuova commedia, abbiamo preso questi due personaggi e abbiamo raccontato cos'è successo 40 anni dopo. E naturalmente arriva Franco, questo bel calabrese, quindi abbiamo unito anche il nord al sud, insomma abbiamo fatto un gemellaggio che devo dire diverte, piace, perché effettivamente era commedia. Assolutamente da vedere. È da un vedere gemellaggio vedere. Susa è molto di Reggio Calabria. E un'altra cosa, ci tengo a dirlo, il padre Ralph è l'unico prete al mondo che riesce a sposare le coppie in teatro, per cui se qualcuno ha un'ambizione di farsi sposare in teatro si può rivolgere a padre Ralph, che è Cristian Messina, nonché regista grazie del progetto. Grazie tanto. Grazie. Ciao.